Buongiorno, eccola qua. Allora, ho del tempo da passare in auto e quindi ho pensato di fare un altro video e ho scoperto che questo è il tempo migliore da dedicarvi perché non vado a interferire né col mio lavoro né con altre cose. E poi il format con di fianco Paolo piace moltissimo, gli sono arrivati un sacco di complimenti, siccome che è anche vanitoso, va bene così. Scherzi a parte, oggi volevo parlarvi della colazione e in particolare ovviamente della colazione mozziana, parlo in generale, però chiaramente poi ognuno dovrà adattare un po' a sé, al proprio gruppo oppure alle proprie patologie. Cosa c'è da dire sulla colazione? Allora, diciamo che la colazione è il pasto principale, nel senso che è al mattino che veramente possiamo, non dico mangiare di tutto, però possiamo veramente un po' sbordare un pochino di più in quanto abbiamo tutto il giorno per smaltire le nostre cose, quello che mangiamo. Quindi è il pasto ideale per includere per esempio la frutta per chi la mangia, o magari anche qualche pseudo cereale, o magari anche qualche cereale per chi può mangiare. Allora, la maggior parte delle persone ha un problema che è quello di, come spiego sempre, arrivare da abitudini sbagliate da prima di questo, diciamo, di questo percorso, e quindi gli errori che vengono fatti più diciamo gli errori più frequenti, ecco, scusate, ecco pure una vocale, derivano proprio dal fatto di portarsi dietro sbagli precedenti, tipo dover per forza fare una colazione dolce per stare bene, che invece è sbagliata, e tipo, non so, dover per forza avere qualcosa di bianco dove bocciare qualcosa. Quindi capisco che all'inizio possa essere difficile mollare le nostre abitudini sbagliate, però insomma, se volete anche veramente andare ad avere qualche influenza sulle vostre patologie o stare veramente bene, il mio consiglio passerato, la colazione deve assomigliare più quasi a un pranzo che non a una colazione vera e propria. Però, allora, parliamo per esempio di chi non ha patologie. Allora, chi non ha patologie può anche azzardare a fare qualche colazione dolce. Cosa intendo io per colazione dolce? Colazione dolce si intende, non so, aggiungere un frutto alla colazione, non so, per esempio due uova con un paio di cucchiaini di marmellata, oppure in inverno, che ne so, un frutto, qualche noce e un caffè di cicoria, oppure, non so, una torta mozziana, ovviamente fatta con tutte le regole nostre, quindi senza latte, senza glutine, con le farine associate giuste e possibilmente anche senza zucchero o con pochissimo zucchero. Attenzione che senza zucchero non vuol dire che dovete sostituire lo zucchero col sciroppo d'acero, con il sciroppo d'agave o con che ne so io. Cioè, senza zucchero vuol dire con poco zucchero, quindi con la dolcezza naturale data dagli alimenti e dagli elementi che ci sono dentro nell'alimento che io vado a mettere nella torta, ok? Quindi le torte luculliane con dentro quintalate di zucchero, eccetera, eccetera, mozzi, è vero che fa una ricetta di torta di mandorla che è veramente un po' diciamo impegnativa dal punto di vista dello zucchero, però aggiunge anche che le torte si mangiano Natale, Pasqua e Capodanno e compleanno, insomma molto 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 saltuariamente. Quindi se volete che sia una cosa molto più ripetuta, dovete assolutamente buttarvi su torte mozziane. Guardate che sul mio blog di ricette, che adesso metterò, non so se qua sotto, lì sopra, comunque da qualche parte comparirà, anzi magari lo metto già dall'inizio così non c'è problema, troverete anche delle torte per patologia e delle ricette per chi non ha patologia, per delle colazioni anche un po' dolci. E quindi insomma, diciamo, chi non ha patologie può un pochino sbordare. Poi, chi
chi ha patologie può creare delle finte torte che possono essere utilizzate ogni tanto, ma l'errore principale che fanno tutti e che facevano prima e che se lo sono portati dietro dalla dieta precedente è il fatto di essere abitudinari. Allora, per qualsiasi pasto noi parliamo, dobbiamo imparare che dobbiamo dribblare le reazioni immunitarie del nostro sistema immunitario. Quindi l'abitudine a mangiare sempre la stessa cosa, magari in condizioni troppo abbondanti, può portare anche per alimenti che sono di solito favorevoli a farli diventare sfavorevoli. Come si fa quindi a dribblare la situazione? Il continuo cambiamento. Chi ce la fa lo fa per fantasia propria, chi non ce la fa deve farsi un fogliettino, uno schemino, si segna 14 colazioni diverse e le fa girare, ok? Allora, mi è stato detto, io purtroppo non ho ancora acquistato il libro nuovo, ma sarà questo di poco, che oddio che c'è tremo, ok? Che sul libro nuovo ci sono tanti esempi di colazione, però io me li ricordo anche su quello vecchio. Per cui prendete il libro e andatevi a vedere, segnatevi quelle che potete fare e tenetele alternate, aggiungendo magari qualcuna che vedete nel mio al fondo dei miei video. Non è difficile poi avere delle varietà. Quindi quando mi viene chiesto, ma vanno bene due uova con l'avogado e il tonno, parliamo del gruppo A, sì, certo, vanno anche bene, però non è che tutti i giorni va bene mangiare due uova, mezzo avocado e tonno. Oggi, domani magari facciamo qualcos'altro, il giorno dopo facciamo una torta senza zucchero, il giorno dopo facciamo magari un pan dolce di verdura, cioè il giorno dopo possiamo mangiare come abbiamo mangiato, e lo vedrete in fondo al filmato, io e Paolo oggi, che assolutamente abbiamo mangiato zucchine e alette di pollo di buon mattino alle 7 del mattino, e devo dirvi che mi sono sentita super energica fino praticamente all'una, quando poi ho pranzato di nuovo. Quindi assolutamente tranquilli. Quindi va bene anche per esempio far colazione con quello che rimane della cena della sera prima o di due sere prima. Tra l'altro non si butta via niente, che questa è una cosa che va anche bene. E allora, io farei, per chi ha patologie, su 7 colazioni, 6 assolutamente salate, quindi cannellini e tonno, piselli col salmone, uova con l'avogado e il tonno, adesso sto sparando a caso quelle che mi vengono in mente, e una volta a settimana si potrebbe creare una finta torta, oppure un dolce per patologie, ed eventualmente togliersi lo sfizio di mangiare questo tipo di torta, che badate bene, si chiama torta, ma non vi aspettate un dolciamento incredibile. Potete usare però, per dolcificare questo tipo di dolci, la stevia in gocce, quella pura, quella che trovate, che uso anch'io, su Amazon ce l'hanno, oppure anche a Natura Sì, quella in gocce, che c'è scritto 100% liquida, stevioli di stevia, se mi pare, quella di cintura, comunque non importa, quella lì è. E in questo modo imbrogliamo un po' le cose e riusciamo ad avere la sensazione di mangiare una torta. E ce ne sono diverse che si possono fare, ci sono molte su quel blog che è qui lì là, non so dove lo metterò adesso, comunque l'ho trovato. E entrando nella fattispecie della colazione, cioè parlando dei gruppi singolarmente, ricordatevi che il gruppo 0 in teoria, se ha fame la mattina, è veramente perché ha sbagliato qualcosa, probabilmente la sera prima, oppure perché è abituato a fare colazione, perché in realtà il gruppo 0 sarebbe il massimo se alla mattina bevesse semplicemente un bicchierone di acqua tiepida e pedalasse al lavoro.
e dovesse mangiare solamente quando effettivamente gli viene fame, quindi anche le 10, le 11, cioè il gruppo 0 in generale dovrebbe, se ha ovviamente una propensione al salutismo, perché non è che quando io dico mangia quando ha fame, se uno ha fame ogni mezz'ora mangia continuamente, nel senso di mangiare quando veramente ha appetito, sarebbe il miglior modo per sfruttare al massimo il proprio gruppo. Allora, mentre invece A, B e AB, l'ideale è al risveglio del mattino bere una tazza di acqua tiepida con mezzo limone, aspettare che venga fatto il lavaggio, diciamo, quindi aspettiamo 20 minuti. Allora, nella fattispecie io per esempio faccio, mi alzo e faccio Pilates, perché con una tazza da quasi 750 grammi d'acqua sento che mi fastidisce quando sono, faccio esempio il cane a testa in giù, insomma è un po' un problema, quindi faccio prima Pilates, la prima cosa che faccio, poi bevo l'acqua, poi comincio a lavarmi e fare le mie cose, dopo circa 20 minuti, mezz'ora dall'acqua e limone faccio colazione, idem mio marito Paolo, ok? Allora, quindi tornando a noi, gli altri tre gruppi non lo zero, prima si alzano, bevono l'acqua, aspettano 20 minuti, mezz'oretta, quello che riescono, e quello che riescono. Allora, non voglio più sentire gente che mi dice ma io al mattino non ho tempo. Non hai tempo perché ti alzi tardi, basta alzarsi presto e il tempo c'è. Cioè, allora, se vogliamo fare un percorso bello, bisogna cambiare le proprie abitudini. È inutile stare davanti alla TV fino all'una o mezzanotte a guardare delle caperate che non servono a niente e poi non riuscire a alzarsi presto la mattina. Tra l'altro, il corpo dopo 45-50 anni tende naturalmente a addormentarsi quando c'è buio, quando arriva il buio, e a svegliarsi con l'alba, per cui non dovrebbe essere difficilissimo. Basta alzarsi un paio d'ore prima di andare a lavorare, o chi non lavora un paio d'ore prima di quello che vuole fare, che faceva prima, e c'è tempo per fare tutto: ginnastica, colazione, mestiere, pulire, innaffiare, bla 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 bla. Quindi è sempre una questione di forza di volontà, ricordiamocelo. Ma io non lo dico perché devo dire io sono brava e voi no, cioè io lo dico perché veramente per tanti la volontà è un limite, e sono stufa di sentire persone che si autogiustificano arrampicandosi sugli specchi per qualsiasi cosa. Se volete star bene bisogna metterci del proprio, non c'è niente, nessuno che vi serve la pappa pronta, ok? Dovete un po' darvi da fare da tutti i punti di vista, va bene? Quindi ecco, dicevo, l'ideale sarebbe una colazione fatta un po' presto la mattina e poi ovviamente il pranzo, anche quello. Allora, se cerchiamo, se si può, di anticipare gli orari, quindi non so, fare la colazione tra le 6 e le 7 e mezza, fare il pranzo tra le 11 e mezza, le 12 e mezza, l'una, e fare la cena tra le 6 e mezza e le 8 max, sarebbe l'ideale. Perché? Perché innanzitutto la cena fatta troppo tardi non fa bene proprio a nessuno e non vi fa dormire bene. E poi perché se noi anticipiamo tutto seguiamo degli orari più fisiologici, ok? Anzi, vi dirò che fra non tantissimo mio marito va in pensione, anche se è bello figo e giovane, ma diciamo che la cura che facciamo ci aiuta molto a stare in forma. E da quel momento cercheremo, se ci riusciamo, di portarci a fare una colazione tardi, ok? E una cena molto presto e arrivare a fare i famosi due pasti, perché secondo noi, dal punto di vista fisiologico, quelle poche volte che ci capita di mangiare due volte invece che tre, si sta decisamente meglio, ci si sente più sgonfi, più leggeri, ci sono meno reazioni, bla bla bla. Perché questo? Perché facendo questo lavoro si va a sommare la nostra dieta, che è fantastica, lievemente con una dieta keto, lievemente nel senso che noi non siamo in keto, però quindi lievemente con pochi zuccheri, ok? Quella sarebbe la mia opinione, sarebbe la dieta perfetta, sarebbe la nostra dieta sovrapposta a una lieve keto, cioè a
pochi zuccheri in generale, non niente, pochi, e poi anche fatta con il digiuno intermittente, cioè facendo un intervallo di 15-16 ore tra l'ultimo pasto della sera e il primo della mattina. Questo perché diamo al corpo una possibilità stratosferica di rigenerarsi, di pulirsi, e questi sono studi che ci sono. Tra l'altro spesso il dottore nomina di saltare la cena, quindi non è per niente contrario a questa cosa, anzi, per cui sarebbe top, ecco. Però per noi poveri mortali tipo io, che al momento non ce la faccio per questioni lavorative a saltare la cena, arrivare a fare un pasto, magari una colazione abbondante verso le 10, 10 e mezza, una cena abbondante verso le 5, 5 e mezza, potrebbe essere un'alternativa valida. Ok, questo, abbiamo anticipato un altro argomento che tratterò, ma insomma lo dico sempre, non solo a voi, anche alle mie ragazze, oddio, siamo in galleria ma mi vedete lo stesso, tanto mi dovete solo ascoltare. Ecco che ogni tanto appare il torello stagionato qua di fianco nel video. E qua sotto potete farmi tutte le domande che volete. Io adoro questo argomento, l'alimentazione in generale, quella del dottor Mozzi, ma mi piace studiare un po' tutte le tecniche, tutti gli studi che ci sono, e devo dire che mi sento abbastanza preparata. Però devo anche aggiungere, come sempre, non sono un medico, non ho laurea in medicina, la mia è semplicemente una gran voglia di apprendere, studiare, e una grande esperienza personale e sui miei cari a riguardo. E poi come moderatrice di alcuni gruppi e della pagina e del blog di ricette, insomma, mi sono fatta una buona esperienza, quindi riesco ad aiutarvi, diciamo. Ecco, spezzo una lancia, perché ho tantissime persone con una volontà di ferro che mi stanno seguendo in tutto, anche facendo Pilates al mattino, e sono molto contenta di farvi da esempio, perché si sta veramente benissimo e continuo a vedere che la mia ragazza media, cioè che mi segue, il mio, scusate, mi viene da parlare al femminile, portate pazienza, il mio lavoro, aiuto. So che ci sono anche diversi uomini, però diciamo che il 90%, 95% per dire la verità, sono donne, quindi ogni tanto scappo sulla femmina per via del mio lavoro, che lavoro solo con donne. E stavo dicendo che il mio pubblico è tutto un pubblico compreso tra i 52-53 e i 65-70, la maggior parte, né? Dopo anche delle ragazze giovani e anche delle signore e dei signori più grandi. Però diciamo che la fascia di età che proprio mi segue la maggior parte sono proprio le mie coetanee, e quindi sono ben contenta di farvi da esempio positivo e anche da spinta, ok? Vi voglio fare un esempio pratico, ovviamente senza far nomi. Qualche tempo fa mi ha contattato un ragazzo che conosco praticamente da quando è, non dico da quando è nato, però da tantissimi anni, e con dei grandissimi problemi, ma proprio grandi ragazzi, perché è un ragazzo di poco più di 20 anni con dei problemi grossi intestinali, con già dei problemi pesanti di altro tipo, insomma non sto a sindacare perché è un argomento privato. E io ho detto, ben contento, ho detto ti aiuto, no? Che gruppo sei? Non lo so, vai a farlo. Ma ho paura del lago. Vabbè, vai a farlo lo stesso, ti serve? E gli ho detto, prendi un libro e comincia a leggere, poi io riesco ad aiutarti, no? Ma a me non piace leggere, non riesci ad aiutarmi? Ma cosa pretendi? Ho detto che ti spiego tutto il libro a voce. Cioè, nel senso, per carità, questo è un estremo. Allora, un ragazzo che vuole essere aiutato, così privo di volontà e privo anche di, non solo di volontà, ma anche di voglia di fare delle cose basilari. Credetemi, queste situazioni capitano frequentemente, di persone che vogliono che gli si spiani la strada, ma veramente del tutto. Cioè vogliono partire da zero, avere gratis a tua disposizione la persona che cerca di aiutare completamente, e poi magari non voglio proprio fare niente, quasi non vogliono cucinare, non vogliono, insomma, delle cose, per me non saranno né in cielo né in terra. Allora, chiaramente il karma
non perdona nessuno, quindi o si trova il tempo di mangiare bene, muoversi e stare bene, oppure l'alternativa è andare dai medici e stare male e sinceramente andarsene da questo mondo anche presto, perché ormai chi abbiamo visto proprio, visto e rivisto, chi non si tratta bene, chi non capisce, chi non vuole veramente avvicinarsi, quantomeno, io non dico la dieta Muzzi, ma quantomeno a delle regole minime di salutismo, minime, cioè quindi mangia le peggio schifezze industriali, chimiche, piene di coloranti, conservanti, sabuffa di dolci dalla mattina alla sera. Ragazzi, ma un sacco di persone vivono così, ma proprio tante. E se vi guardate intorno, poi le vedete anche queste persone, come stanno e come si lamentano di come stanno. È veramente incredibile. Comunque, dai, chiudiamo questa parentesi sperando che piano piano chi mi segue esca, e io sono ben contenta, e venga fuori la volontà, venga fuori la voglia di stare bene, perché veramente si può cambiare la vita anche di una persona che è già malata con questa, con non solo con la dieta, perché anche qui, come sapete, ne abbiamo già parlato in altri video, seguire il libro alla lettera, però sbilanciati completamente verso i carboidrati, senza avere la minima idea di quante cose mettere nel piatto e soprattutto non muovendosi mai dal divano, non è comunque corretto, si va incontro comunque a diversi problemi. Quindi imparate a fare un, come si dice, di creare un contesto di situazioni che sono tutte collegate tra di loro, per cui sì all'alimentazione giusta, sì alle quantità giuste, sì all'atteggiamento salutista, sì al muoversi. Perché poi più ti muovi e più hai voglia di muovere, più vivi bene e più hai voglia di vivere bene. E guardate che veramente non siamo noi quelli che viviamo da malati, non lasciatevelo più dire e raccontare da nessuno, sono gli altri, sono quelli che sono inzuppati di pastiglie e di problemi dalla mattina alla sera. Quelli vivono da malati, quelli che ormai sono chiusi in casa perché non hanno l'opportunità fisica nemmeno di fare niente. Quindi vantatevi di fare questa dieta, e se qualcuno vi prende in giro, siate autoironici, rispondete a tono. Farò un video proprio su come rispondere, quasi quasi, che così magari non è male. Va bene, dai, allora a questo punto vi saluto e ricordatevi che qua sotto mi potete suggerire tutti gli argomenti nello specifico che volete, e fra qualche secondo partiranno tutti gli esempi alimentari, che sono tantissimi perché in questo periodo me ne hanno mandati veramente tanti, e niente, vi auguro di stare bene e di vivere bene e di iniziare con tanta buona volontà. Ok, ciao. Colazione di questa mattina: 2 alette nella friggitrice d'aria con una zucchina che ha cotto insieme alle alette. Ho fame, sono già in piedi da 3 ore, ho già fatto 40 minuti di pilates, forse qualcosa di più, ho già fatto 2 ore di lavoro in casa, adesso proprio ho fame. Gruppo A senza patologie, il pranzo che mi porterò oggi al lavoro. Ho fatto un'insalata di pollo con pezzetti di barbabietola, qualche oliva, insalata scarola, e condita con un po' di salsa di soia, un goccino di olio di vinacciolo, e abbinerò magari o per merenda, per dissetarmi, oppure a pranzo, dipende come mi verrà voglia, con dei bastoncini di cetriolo. Vai Anna. Colazione gruppo A senza patologie: focaccine di cannellini frullati con tonno e spinaci, un po' di maionese fatta in casa con l'uovo e sedano tagliato a rondelline senza condimento. Vai Anna. Cena gruppo A senza patologie: un paio di filetti di branzino al forno e zucchine e carote cotte a vapore. Vai Anna. Cena gruppo A senza patologie: un quartino di pollo arrosto e un'insalatina di scarola e radicchio. Stasera non avevo voglia di verdura cotta. Vai Anna. Buonasera, cena di Paolo. Cetriolo fatto a tagliatella
e zucchine porri fatti nella friggitrice ad aria e tonno, due uova e yogurt di soia sui cetrioli, tipo effetto tzatziki per intenderci. E io sempre cetriolo, sempre tonno e tutto il resto, meno le uova e un po' meno di yogurt di soia, ovviamente il soia senza zucchero. E questa è la mia cena. Pranzo che mi porterò oggi al lavoro è gruppo A, senza patologie. È un'insalata di quinoa che ho condito con qualche carota cotta a vapore, qualche oliva, delle foglie di basilico, dei fagiolini del mio orto cotti naturalmente, tagliati a pezzetti, e un po' di sgombro e un uovo sodo. Questo sarà il mio pranzo di oggi al lavoro. Vai Anna. Buongiorno, gruppo A senza patologie, la mia colazione di questa mattina. Filettini di sgombro al naturale e carote cotte al vapore, senza condimento. E un caffè lungo. Vai Anna. Gruppo A senza patologie, per oggi il mio pranzo al lavoro sarà composto da zucchine ripiene di tonno, cipolla e l'interno della zucchina e un po' di Catalogna cotta a vapore. Vai Anna. Buongiorno, gruppo A senza patologie. Questa è la mia colazione di questa mattina, fatta con dei cracker di amaranto, un pezzetto di salmone rimasto dalla cena di ieri sera e crema di zucchine. Vai Anna. Allora, omelette di tre uova con formaggio vegano e avogado. E io invece ho un omelette di albume e un uovo solo con mezzo avogado. E poi mangerò l'albedo del mio limone con che ho spremuto stamattina. Quindi anche tutta la parte bianca praticamente. Buongiorno. Oh, buongiorno a tutti, ecco il mio pranzo di oggi. Pasta di lenticchie con dello sgombro, poi ho aggiunto un po' di misticanza e qualche seme di zucca. Buon appetito a tutti! Pranzo di Paolo. Allora, mezzo pollo, una dose circa 4 cucchiaiate di fave e poi dopo misticanza, porro e olio d'oliva. Ciao, gruppo A, la mia cena, pollo avanzato di ieri con un po' di cetrioli e belga, e un po' di olio e un po' di salsa di soia. Buon appetito! Allora, questi sono porro e alette di pollo messe nella friggitrice ad aria 25 minuti, servito su un letto di rucola in misticanza. E io ho invece, adesso non mi ricordo più che pesce è, filetti di cefalo, e anche il mio sul letto di misticanza con dei porri. Gruppo A con patologie. Il mio pranzo: cicoria, filetto di branzino, un filo di olio di vinacciolo. Allora, misticanza con un po' di pasta di lenticchie con il pesce e poi qui ho un po' di maionese fatto in casa e un piccolo branzino. Buongiorno, questo è il mio pranzo di oggi. Buongiorno, un sacco di ragazze che dicono: ma le ricette, ma è difficile. Allora, io oggi mangio il branzino. Ho preso il branzino, ho messo la carta forno sulla bistecchiera, ci ho appoggiato il branzino sopra. Ci metto una pentola sopra così, dentro nella pancia del branzino ci ho messo un pezzettino di limone e una testa di aglio, una pezzettino d'aglio. Stop! 10 minuti da una parte, 10 minuti dall'altra e la trota è pronta. Cioè, cosa c'è di difficile? E in questo modo si possono fare un sacco di pesci e un sacco di carne anche.